GF VIP 7, lite post puntata tra Antonella e Tavassi, gli aerei te li mandano i fan. Lunedì 19 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la 24 puntata del Grande Fratello VIP 7. Al momento delle nomination palesi, Edoardo Tavassi ha deciso di nominare Antonella Fiodelisi perché la trova una persona costruita. Nel post puntata la influencer campana ha così definito Tavassi un buffone, ma il concorrente romano non è restato in silenzio. In pochi istanti tra i due coinquilini è nato un diverbio. Antonella Fiordelisi non ha gradito la nomination ricevuta da Edoardo Tavassi. Di conseguenza, nel post puntata l'influencer di Salerno si è avvicinata al coinquilino e lo ha definito un buffone. Secondo Antonella, Tavassi andrebbe dove tira il vento e sarebbe stato influenzato dalla vicinanza a Micolin Corvaia. La replica di Tavassi non si è fatta attendere. Il fratello di Gwendalina Tavassi ha infatti sostenuto di essere stato definito falso due volte da Fiordelisi durante la diretta del Grande Fratello VIP 7, tu in puntata non guardi in faccia nessuno. Spietata. Secondo il punto di vista di Edoardo, la 24enne avrebbe un cambio di atteggiamento quando si accendono i riflettori della diretta. Tavassi ha precisato che il pubblico durante le nomination lo ha applaudito, perché la penserebbe come lui su Antonella, aggrappati pure agli aerei, ma quelli li mandano i fan. Infine, il concorrente romano ha ribadito che i telespettatori delle reality show hanno capito che Antonella Fiordelisi in puntata è falsa e diversa rispetto al modo di essere nella casa. Dopo la lite con Tavassi, Antonella si è scontrata con Micolin Corvaia. Nel dettaglio, la 24enne campana ha insinuato che in Corvaia sia riuscita ad allontanare Tavassi da lei visto che prima avevano un bel rapporto, mi ha nominata. Sei contenta? La risposta di Micol non ha tardato ad arrivare, la mia felicità non dipende dalla tua eliminazione. L'influencer siciliana ha spiegato ad Antonella che la sua presenza in casa è indifferente. Infine, Micol ha ironizzato sul fatto che Fiordelisi utilizzi spesso il termine gnavo, è l'unica cosa che sai dire. Il giorno seguente la discussione tra Tavassi e Antonella, la mamma di Edoardo ha detto la sua sui social. Emanuela Fuina ha così lanciato una stoccata al compagno di Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, bel amico. Degno della sua fidanzata. La donna non ha gradito che il volto di Forum non abbia preso le difese del suo amico. Tavassi e Donnamaria sono in ottimi rapporti, ma le continue discussioni con Antonella Fiordelisi potrebbero portare i due coinquilini ad un punto di rottura.